My boys, torniamo dal nostro Gabby nazionale. Che cosa diavolo hai fatto a casa nostra? Ma identificati! Chi ma sei? Ma come? Ma sono io? Che... Ma cosa? Ma chi vuoi che sia? Cosa ho letto? Fammi vedere. Base pro. Hai capito? Sì, certo. Vabbè, effettivamente è molto più pro di prima. Ma ti lascio un minuto da solo. Allora, ragazzi, diciamolo. Perché abbiamo una base così pro? Ma allora, guardiamola un attimo da fuori, intanto. Cioè, ragazzi, guardate la nostra base. Ha fatto come un Digimon. Si è evoluta da Schifomon. Da Schifomon a Digimon. Però la cosa che bisogna fare è far evolvere il piano di sopra, perché ancora legno e mi cago sotto, lo sai. Allora, lo faremo con calma. Okay. I materiali erano quelli che erano, ma stiamo andando avanti. Ma è bellissima. Gente, c'era crollata la base. Quindi, ragazzi, abbiamo dovuto arrivare. Allora, quando Gabby mi ha chiamato su WhatsApp e mi ha detto già crollata la base, ho detto no. 2 ore buttate nel cielo. Invece no, dai, adesso è buono, sì. È meglio di prima. Esatto. Allora, fai una cosa, fai una cosa. Posso? Tu, io prendo un po' di legna dalle ceste. Sì. Vai. Ok. Il mio obiettivo era fare una stalla per i cavalli. Perché se no ce li rubano, ti ricordi l'altra volta? Sì, quindi sì, a posto. Mentre tu upgrade, io prendo un po' di legna dalla cesta e vedo se riesco a fare sta benedetta stalla. Non so se mi basta, però credo di sì, però forse poi rimaniamo con poca roccia. Vabbè, chi se ne frega, l'importante è che è tutto riparato. Che qua ho paura. Puoi mettere rispetto alle scale storte dell'altro episodio. Mamma mia, ma quella alla base secondo me era anche più sicura perché era un... Esatto, non potevi entrare neanche noi, che... infatti era incredibile. No, bastano, ma veramente al limite. Comunque, vabbè. Aspetta, prima di... prima di craftare la stalla, ci vuole la trombetta propizia. Ma da dove stai suonando? Ma se c'hai un burka, da dove lo metti la bocca? Ma esatto, in un occhio. Ma com'è possibile? Da dove ti esce l'aria? Però sei bravo. Volevo provare la batteria che sta al piano di sopra io. Secondo me insieme. Vai tu. Facciamo il concerto. Va bene, che canzone suoniamo? Io con te. Ah, abbiamo dimenticato la cosa più importante. Ecco, dipingiamo le pitture rupestri della base. Bellissimo, allora ho scritto questo e secondo me è giusto. Siamo pronti. Ora che l'hai scritto, l'abbiamo sancito. Adesso non dobbiamo più morire. Chi entra legge ed esce perché dice vabbè, non possiamo toccarli. Perfetto, ora ci vuole la stalla pro per il cavallo pro. Vabbè, sì, questo se ne incorna le scale, non è un problema. No, signor cavallo, perché? Forse facendo piano ce la faccio, aspetta. Ce l'ha fatta. Con un po' con di... un po' di spinta, tipo quando metti la macchina nel garage. Con un po' di sofferenza ce l'abbiamo fatta. Non è male. Aspetta, ci faccio delle mura attorno. Togli il cavallo un secondo. Tolgo, se non vado. Posso fare le mura. Non posso uscire. Ok, aia, mi investe. A posto. Ok, perfetto. Vorrei fare i tetti quelli sporgenti. Vabbè. Vediamo se riusciamo. Faccio anche il jukebox. Non lo so. Dove? Non lo so. Dove che c'è il buchetto? Vabbè, c'entra la pioggia. C'entra la... Vabbè, ma devono bere anche i cavalli. Ci sta. È vero. Hai ragione. Bella stalla. Tra l'altro, che possiamo fargli la beveratoio. Glielo faccio. No, quello ovvio. Poverini, sai come fanno. Vorrei scrivere cavallo pro. Però, dov'è il. Eccolo. Cavallo pro. Perfetto. Sign, la vado a prendere e scrivo cavallo pro. Dai che ti do un po' di... Sei bravissimo a suonare la tromba, veramente. Vedi? Però io non so come fanno gli altri a suonare Jojo. Cioè io Jojo? Ho due tasti nel mouse. Chi è che suona Jojo? Allora fai una cosa nell'editing per dar più lavoro al tuo editing. Io sto fermo e lui mette la musica di Jojo. Vai. Jumpy 3, 2, 1. Allora, piazzo il segnale e poi cosa andiamo a fare, amico mio? Allora, aspetta, stalla pro. Ma c'è un problema, aspetta. Vabbè, facciamo una porta singola. Volevo fare la porta da pagliaio. C'è proprio la porta da stalla, sì, no? Sì, eccola qua. Ma scusa, non puoi mettere un wall frame? Ma basta uno, dici? Sì, vabbè, ma tanto ci passa il cavallo, che poi non so le misure. Aspetta un attimo che vedo. Sì. Tu fallo, io... Però dico, era più bello, c'era più da stalla quello certo, da doppio. Se riesci a farlo bene, se no no. Io non ho i materiali, quindi a prescindere. Ok. Sì, è buono. Ah, forse no. No, ci sei tu troppo alto. No, troppo le cose. No, dai, fa niente. Aspetta, lo spacco. Mannaggia, si spacca. Cavolo. Vabbè. Ma no, ma ci deve essere assolutamente un modo. Non lo so. Eccola. Lo sfondo. Oh, bravo. Perfetto. Ma siamo perfetti. Allora, aspetta che arrivo. Oh, dimmi che puoi entrare. A uscire ci metto un secondo. A entrare devo fare sempre. Oh, ce l'ha fatta. Bellissimo. Ce ragazzi, siamo fenomeni. Stalla pro. Sei fenomeni. Perfetto. La stalla l'abbiamo fatta. Gigi, qua non si sa chi esce. Qua dobbiamo spaccare. Qua. No, qua dobbiamo spaccare. Sì, vai. Let's go. Giorno, ho trovato ottimo. Un cinghiale qua. Lo meno. Aia. Picchialo, vai. Occhio che fanno lo male lancio, poi. Aspetta. Però noi siamo in numero numerico. Ma come scala? Ma no, l'ho mancato. L'ho mancato. Il pelo mi hai fatto. Guarda che ci colpiscilo. Scappa. Colpiscilo. Aspetta, con l'arco. Lo colpisco con l'arco. Madonna, io sto tirando la spada. Mamma mia, lo colpisco. Ce l'hai fatta? No, aspetta. No, perché è un po' un Dai, casino usare l'arco. Allora, aspetta, non lo vedo perso. No, l'ho trovato.
alle spalle, Marrano. Prego! Ma non si, si colpisce alle spalle. Vabbè, dai, l'animale. Allora, come si fa per non... Tua vita mea. Come si fa per non eliminare, distruggere? È col sasso o penso con l'accetta. Ok, vediamo. Col sasso. Ma col sasso, mamma, scendiamo 50, in due col sasso. Botte di clot, okay. Perfetto, perfetto. Continuiamo, dobbiamo trovarne parecchie. Dobbiamo almeno trovarne due o tre. Ci serve parecchio scrap perché il next level è trasformare la nostra base in una base praticamente di metallo che è là è difficile. Let's go! Pure quei razzi. Ok. Quindi continuiamo. Ah, di metallo. Vediamo, non ci sta facendo niente la radiazione. Non ci saranno nulla, meno male. Allora possiamo andare a lootare anche qua. Nice. Dentro. Forse qua c'è un modo per entrare, no? Ah sì, c'è una scala. Mamma mia, magari qua. Ma c'è un buco qua. Sì, Hai visto? Sì. C'è una scatola là, vedi se c'è qualcosa da lootare. Vediamo, dov'è? Sì. Qua dentro? Qualcosa? Questa? No, cavolo, niente, aspetta, è una scatola finta. C'è la scala per andare qui sopra, voglio vedere se c'è qualcosa qui. Questi sono posti enormi. Ma sicuramente questo posto è pieno di roba, sì, eh. Sì, ho aperto la porta. Qua ci troviamo le armi, i fucili, magari. C'è la batteria del mio iPhone, guarda. C'è un codice. Inizia da ho schiacciato qualcosa, Gabby, vieni, corri. Cosa stai facendo? Non lo so, vieni, che ho paura. È partito un counter. E qua, aiuto. Aiuto. Vieni, 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 ti aspetto perché devi darmi una mano. Non ho capito cosa fare. È una base militare questa, non lo so, era. Ho schiacciato e c'è scritto... Cosa hai fatto? Cosa bruttissima. C'è scritto... Cosa hai fatto? Attacco iniziato 14 e qua. Ma no, sai cosa hai fatto? Mi sa, hai attivato gli elicotteri da guerra. E quindi? Cosa vuol dire? Ah no, in teoria brute force attack vuol dire che tu stai creando. Ah ok, non che bombardano questa quindi, zona. Quindi vedi che qua dentro c'è una cesta. Si apre e tra 14 minuti dai, è nostra, okay, la roba. Speriamo che sia quello e che non sia... Ma sei un hacker provetto. Magari ci bombardano, non lo sappiamo. Io spero di no. Non lo so. Se no moriremo. Oh, si può aprire qua. Attiva per favore il tuo caschetto. Allora attivo subito, sennò aspetta. Oh! Guarda, sei qui dentro! Entra! Wow! Ma siamo pazzi! Ma io non ho niente. Cioè, io non so dove ma metterla. Ma come? Prendo io. Time switch. Ma spazio, che cos'è sta roba? No, ragazzi, incredibile. Ma metti tutto. Root ma metti combiner. Tutto. Non so cosa sia sta roba. Molle, scrap. Ma no, io non ci credo. Non male. La mailbox. C'è la mailbox. Ce l'avevo io, l'ho messa via perché non la voglio. Vabbè, io la voglio. Quindi, andiamo su. Vabbè, prendila. Okay. Dobbiamo mettere questo e ci mandano posta. Cos'è ok, qua, cos'è qua? Si può hackerare, Tutto a tempo. Premi il bottone. Allora, hai aperto tutto, ok. Schiaccia i tuoi bottoni. Così muoio io, bravo. Esatto. Oh, c'è gente là sopra le montagne. Ma dove? Là sopra l'ho visto. Destra, ho visto uno. Quanto sei sicuro di questa affermazione? Vogliono rubarci la nostra No, 100% l'ho visto. Proteggiamola con la nostra vita. Non arriveranno mai ad 1.13, un minuto e 13 secondi, no. Ce la faranno mai. Speriamo. Ma dove l'hai visto? Sopra. Io non vorrei che siano andati verso la nostra base. Dove cavolo era la nostra base? No, è per di là, per fortuna. No, l'ho visto ancora! L'ho visto ma dove? Ancora, l'hai visto? No, non l'ho visto. Ecco, lo vedo. Ma in fondo non ce la farà mai ad arrivare fin qua. Bisogna prendere la roba e scappare, non ce la farà mai ad arrivare fin qua. Se prendi il mio arco, te lo do. Ok. Con le frecce. Ok, thank you. Io mi tengo la lancia di roccia. Va bene. E la pistola. Dai, 10 secondi. Io vedo se ce la faremo con l'arco. Come funziona? Tasto destro e poi scocchi. Tieni premuto tasto destro per mirare, okay, 3, tasto sinistro per sparare. 2, 1. Occhio che esplode. Ma poi esplode. No, si è aperto e basta. No, si è aperto. Okay. La teoria. Subito. Dividi allora, i proiettili. Ecco, guarda. Te lo droppo di metà, vai. Non dentro. Come non dentro? No. Gli hai buggati dentro. Ma come? Ma non ci credo. Non ci credo. Vabbè, prendi altro. Ma come li ho buggati dentro la cassa? Vabbè, ce li facciamo. Tanto sono facili da fare. Ti do la metà dei miei, dai. Ok. Ma come li ho buggati dentro? Che sfiga. Mamma mia. È incredibile. Vabbè, non importa. È tranquillo. No, sono qua. Ma non li posso. Ah, te li ha presi? Prendere, aspetta. No, vabbè, dai, non fa niente. Tanto ce li facciamo. Prendi il questo resto, è un altro. C'è anche uno shotgun. Sì, prendi lo shotgun. Ok. Via. Bellissimo sto fucile, perfetto. Ragazzi, via, Suga, corriamo. Via, okay. Dove sei, capo? Ok. Aspetta, mi sto prendendo tutto. Se per caso moriamo adesso. Cioè, praticamente abbiamo il fucile a pompa. Se qualcuno ci ammazza, diventa il capo del server. Però adesso lo siamo noi. No, veramente. Torniamo. Andiamocene. Torniamo a casa. Ragazzi, cosa abbiamo trovato? Abbiamo fatto bene. Mamma mia. Meno male che esisteva sta roba. Base dei pro. Sì, base dei pro. Sì, adesso. La pazienza ci ha riportato. Dobbiamo farci 2000 proiettili adesso. Non so come. La base è ancora viva. Ma hanno aperto. Il pagliaio. Ci hanno rubato il cavallo. Ci hanno rubato. Maledetti. Il cavallo, bro. L'unica cosa che potevano fare. Ci hanno rubato il cavallo. Rubato. No, ancora dentro. Era. Secondo me non sono riusciti a rubarlo perché era appena porta che ho paura di vedere che cosa hanno rubato dentro.
Stalla pro. Ok, no. Apri la porta. Perfetto. Aspetta che faccio un rapido controllo della del perimetro. Sì, sì, controlla, controlla. Non c'è niente. Aspetta che entro, io entro veloce, chiudo. Entra veloce, entra veloce. Aspetta, sto facendo il perimetro, chiudi, chiudi. Qualcuno? No, no, nel chest sembra tutto a posto, fammi vedere. Hanno solo mi sembra hanno tutto solo a posto. Aperto la porta. Vabbè, allora apri, apri. Sì, 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 sì. Entra, 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 entra. Ah, ok. Mamma adesso mia. Dobbiamo fare due cose importantissime. Intanto prendo del cloth in chest, okay. Ci facciamo i letti. Ci facciamo okay. I letti. E manca neanche i proiettili, quindi, cioè dobbiamo fare assolutamente faccio anche due. Quelli. Io posso andare a vedere se trovo del low grade fuel, come diamo. Vado a vedere un attimo se c'è qualcosa. Vadi, 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 vadi un secondo lì. Io mi sono fatto la carne. Oh, questo dovrebbe un buon pranzo. Buono. Un sacco di mele. Ho un po' d'acqua. Ho abbastanza cose. Non andiamo. Voglio morire mai. Ho trovato un piccone, quindi niente. Però mi ricordo che qua dentro c'era un sacco di roba. Guarda un attimo in miniera al volo. Non ho il caschetto, non vedo nulla, mannaggia. Allora, torce mi servono assolutamente per andare di sotto. Anzi, ma anche il cappello da minatore in realtà. Ok, vediamo. Vado a vedere se c'è qualcosa. I'm coming. Vai. Oh, sento gente! Senti, 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 senti. Entra, 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 entra. Chiudi! Quindi ragazzi, questo è stato un episodio incasinatissimo. Abbiamo la nuova base, ma ci stanno attaccando. Lo vedrete nel prossimo episodio, ragazzi, un disastro. Spero che vi sia piaciuto. Come al solito, se il video è piaciuto, lascia un commento, mi piace, iscrivetevi al canale. E noi ci vediamo, come sempre. Ad un prossimo video. Bella, ragazzi.